L'Olanda ha il più alto numero di ciclisti al mondo. È anche il posto più sicuro al mondo per andare in bici, soprattutto per le perfette infrastrutture ciclabili presenti in tutto il paese. Come sono riusciti a costruire questa rete ciclabile di qualità? Molti pensano che in Olanda sia sempre stata così. Questo è vero solo in parte. Alcune piste ciclabili sono sempre esistite, ma erano completamente differenti da oggi, strette, poco asfaltate, pericolose e interrotte agli incroci e tra di loro. Forse non erano necessarie, le biciclette erano molto più numerose delle auto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale tutto cambiò. Gli olandesi ricostruirono il paese, divennero molto ricchi. Dal 48 al 62 il reddito medio crebbe del 44%, nel 70 toccò il 222%. La gente poteva permettersi beni di lusso, dal 57 in poi le auto private aumentarono moltissimo. Le città, gran parte antiche, non erano pensate per le auto. Molti edifici vennero demoliti per far spazio all'auto. Anche alcune vecchie piste ciclabili vennero rimosse. Le piazze vennero trasformate in parcheggi, le città vennero servite da strade larghissime, adatte alle auto. Le distanze quotidiane percorse passarono dai 4 km del 57 ai 23 del 75. Ma questo processo aveva un costo terribile. Il ciclismo venne ignorato, diminuendo del 6% all'anno. Solo nel 71 ci furono 3.300 morti per incidenti stradali. Più di 400 vittime furono bambini minori di 14 anni. La strage dei bambini provocò grandi proteste. La gente chiedeva strade più sicure per bambini, pedoni e ciclisti. Queste richieste vennero accolte soprattutto nel 73 con la crisi petrolifera ed economica che bloccò il paese. L'allora primo ministro olandese disse alla gente che quella crisi avrebbe cambiato la vita, che dovevano cambiare abitudini per essere meno dipendenti dal petrolio, ma che questo era possibile senza ridurre la qualità della vita, anzi. Le politiche di stimolo all'uso della bici si collocavano perfettamente in questo quadro. Le domeniche a piedi, per risparmiare greggio, ricordavano alle persone com'erano le città senza auto. In questo periodo si aprirono le prime isole pedonali nei centri storici e le proteste continuarono. La motorizzazione di massa uccideva le persone, le città e l'ambiente. Ci furono imponenti biciclettate di massa in tutte le città olandesi. Piccole diffuse proteste a sostegno della bici crearono una consapevolezza che alla fine cambiò il modo di pensare i trasporti nelle città. Alla metà degli anni 70, con fondi governativi, si incominciò a costruire percorsi ciclabili completi e sicuri, separati dal traffico. Rappresentarono l'inizio delle nuove politiche ciclabili del paese. L'uso della bici crebbe in modo spettacolare nelle prime città ciclabili dal 30 fino al 75%. Costruite e arriveranno, questo era il motto. Ecco allora le cause che cambiarono in Olanda il trasporto. C'era un problema di città che non riuscivano a gestire il traffico crescente. Questo aveva portato alla demolizione e a pubbliche violazioni dello spazio consegnato alle auto. Proteste di massa per un numero intollerabile di morti per incidenti stradali. Una grave crisi petrolifera ed economica con alti prezzi dell'energia.
La soluzione si trovò nella volontà politica a livello nazionale e locale, sia tra i tecnici che i politici, di affrontare la situazione prendendo le distanze da politiche di mobilità incentrate solo sull'automobile, favorendo forme di trasporto alternative come il ciclismo. Oggi la bici è parte integrante delle politiche dei trasporti in Olanda. Cosa hanno ottenuto le proteste della gente e la capacità della politica di saper guardare lontano? I morti da traffico tra i bambini calarono da oltre 400 del 71 ai 14 del 2010. Questa via ebbe la sua pista ciclabile. Non c'è più la sola corsia per bici per questo ponte, ma una vera ciclabile. Questa corsia ciclabile dipinta ora è permanente in una zona dove l'auto è vietata. È il punto famoso del logo L'Amsterdam. Qui ci fu una famosa protesta di ciclisti. Oggi starebbero molto più comodi sdraiati sul prato esistente. I problemi di mobilità in Olanda non erano e non sono unici, nemmeno le soluzioni dovrebbero esserlo.